venuto in mente di scrivere questa enciclopedia dei dati digitali sulla falsariga, diciamo, orientata all'alfabetizzazione dei fenomeni legati ai dati digitali, sulla falsariga, sulla scia di quanto è successo nella seconda parte del secolo scorso, in cui ci fu un'alfabetizzazione linguistica in Italia, in cui furono protagonisti Tullio De Mauro, Maestro Ganzi, Don Milani, insomma, quindi era un'operazione estremamente ambiziosa, forse troppo ambiziosa, ma sono già arrivato al terzo volume. E questo terzo volume affronta appunto, come dice il titolo, l'etica dei dati digitali, quindi diciamo, mi trovo di fronte a studenti che conoscono molto bene il fenomeno dei dati digitali. Io adesso vorrei intrattenermi un po' sugli altri due temi, l'etica e l'equità. E voi l'ho sperimentato anche alcuni giorni fa, insomma, volete tradurre in Google Translator My friend works in the hospital, my friend is a doctor, viene tradotto dottore, il doctor in dottore. E invece she works in the hospital, my friend is a nurse, viene tradotto in infermiera. E noi tendenzialmente, credo, siamo portati tutti un po' a vedere questa come una sorta di discriminazione linguistica. Però occorre anche ricordare che, diciamo così, tutti i testi su cui e le traduzioni su cui Google Translator si basa naturalmente sono state prodotte da esseri umani e quindi cominciamo a intuire che la tecnologia in qualche modo fa che trasferire, diciamo appunto, sugli algoritmi quelli che sono delle distorsioni, insomma, che sono nel caso specifico tipico anche del linguaggio, in cui, come sapete, in molti linguaggi si tende ad utilizzare come termine neutro il maschile invece del femminile. E l'altro esempio su cui baserò questo intervento, che cercherò in ogni modo di contenere in mezz'ora per non abusare della vostra pazienza, è l'esempio di Compass, che è uno strumento che viene utilizzato negli Stati Uniti da molto tempo dai giudici per dare la libertà provvisoria, per assegnare la libertà provvisoria. E lo strumento sostanzialmente si basa sulla previsione di rischio dei detenuti che possono o meno commettere recidiva. E nel 2016 un giornale di denuncia ProPublica sostanzialmente ha pubblicato un documento in cui sostiene che il Compass è sostanzialmente discriminatorio nei confronti degli afroamericani. E questo sulla base del fatto che i detenuti considerati ad alto rischio, ma che non hanno successivamente commesso recidiva, sono il 45% degli afroamericani e il 23,5% per i bianchi, mentre invece i detenuti che sono considerati a basso rischio, ma hanno commesso recidiva, sono sostanzialmente invertiti come percentuali. Quindi sostanzialmente il senso della denuncia di ProPublica è che gli errori nella decisione sulla recidiva sono molto di più, diciamo, riguardano molto di più gli afroamericani che i bianchi. Dopodiché cerchiamo brevissimamente, anche se so trovarmi di fronte a molti studenti che hanno frequentato, stanno frequentando un corso di machine learning, quindi al limite ne sanno più di me su alcune delle questioni che toccherò, cerchiamo di capire come funziona Compass o un modello predittivo. Sostanzialmente un modello predittivo si basa sui dati del passato. Per quanto riguarda i dati del passato, costruisce attraverso una tecnica che può essere un albero di decisione, una rete neurale, una foresta casuale, e costruisce sostanzialmente appunto il modello predittivo. Vediamo appunto come si comporta nel caso di questo semplicissimo esempio giocattolo in cui ci sono solo tre caratteristiche. Per ciascun detenuto nel passato sostanzialmente valuta il valore delle tre caratteristiche cui si suppone di conoscere nel passato e assegna nell'ambito degli 8 casi possibili un valore al corrispondente detenuto o detenuta. Nel caso specifico c'è questa donna, la quale ha commesso reato leggero, non ha nessun arresto precedente e che non ha commesso recidiva. Bisogna ricordare che, diciamo, Compass si basa sulle persone che sono in passato a cui è stata concessa la libertà provvisoria e osserva il loro comportamento nei 2 anni successivi. Nel caso specifico questa donna non ha commesso recidiva. Dopodiché, a questo punto, diciamo così, sulla base di una regola molto semplice, di un algoritmo molto semplice, cioè la prevalenza di quelli che non hanno commesso recidiva, ovvero di quelli che hanno commesso recidiva,
assegna a questo punto all'intera classe un rischio. Nel caso che siano prevalenti quelli che non hanno commesso recidiva, assegna rischio basso. Negli altri casi assegna rischio alto-basso a seconda naturalmente della prevalenza di uno o dell'altro dei due valori. E facciamo subito vedere che già in questa diciamo così, decisione, in questa previsione del rischio, ci sono dei casi anomali, nel senso che c'è per esempio questo bianco, il quale diciamo così, ha commesso recidiva e che quindi va considerato ad alto rischio, ma che al contrario, in virtù della prevalenza degli elementi nella stessa foglia dell'albero, diciamo che non hanno commesso recidiva, di fatto anche adesso, se applicato retroattivamente il modello predittivo di Compass, viene assegnato rischio basso. E allo stesso tempo, come vedete, c'è un detenuto nero, il quale si ritrova nell'ultima classe, scusate, per l'assenza, stiamo parlando. Sì, un detenuto nero che, come vedete, al contrario, si ritrova in una classe in cui la maggioranza, ha commesso recidiva e quindi, diciamo, sostanzialmente viene assegnato rischio basso, rischio alto all'intera classe, ma lui di fatto era un elemento considerato a basso rischio. Quindi, come vedete, in questi due casi sono stati in qualche modo, ci sono degli errori da parte dell'algoritmo, e questo lo sapete perfettamente. Naturalmente in questo caso specifico gli errori sono di natura diversa, nel senso che al detenuto nero non viene concessa la libertà provvisoria se la chiede perché ricade nell'ambito di un gruppo considerato rischio alto sulla base dei dati del passato, mentre invece al bianco, pur essendo ad alto rischio, viene concessa la libertà provvisoria. Quindi cominciamo ad intuire che gli algoritmi, i metodi predittivi non solo commettono degli errori, ma possono anche commettere degli errori mirati nei confronti di determinate, nello specifico di determinate etnie. Dopodiché c'è la questione dell'etica. Essendo io un ingegnere, un informatico, forse sono tra i meno adatti a parlare di etica, perché le mie conoscenze filosofiche obiettivamente sono piuttosto limitate. Però sono andato a cercare due definizioni di etica, qui ne vediamo una, quella di Wikipedia, poi ce n'è una molto interessante della Treccani, che è citata nell'ambito del libro. Io qui sto in maniera estremamente sintetica, diciamo, descrivendo un libro di 150 pagine, quindi ovviamente mi soffermo sugli aspetti principali, in cui, come vedete, il concetto di etica è legato ad un particolare modello comportamentale. Quindi l'etica non riguarda le nostre intenzioni, i nostri pensieri, ma riguarda le nostre opere, come ci comportiamo nella vita sociale. E qui è riferito l'etica al rispetto di uno status deontologico secondo un ideale modello comportamentale, ad esempio una data morale. Ecco, io da informatico, diciamo, non la vedo come una definizione operativa, nel senso che rimanda il concetto di etica al concetto di morale, tra l'altro una data morale. Mi sembrerebbe essere un concetto relativo per come è descritto in Wikipedia. Se vedessimo la definizione della Treccani non sarebbe molto, molto diverso. E adesso ci soffermiamoci sul concetto di equità. Ci sono state molte istituzioni che hanno, diciamo, in qualche modo definito il concetto di equità all'interno appunto degli strumenti dell'intelligenza artificiale. In particolare c'è stata questa occasione in cui il Vaticano, l'IBM, la Microsoft, la FAO, visto che l'innovazione italiana, pochi giorni prima del primo lockdown, hanno definito un documento, Call for AI Ethics, in cui sostanzialmente si concentrano su queste sei caratteristiche, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora adesso io mi soffermerò in realtà soltanto su tre di esse, sulla trasparenza, sull'imparzialità e l'equità, sull'affidabilità. E in realtà rifraserò questi tre termini, invece di parlare di affidabilità, parlerò di accuratezza. Il concetto di equità, rimane come termine, e invece di parlare come trasparenza parlo di spiegabilità. Faccio riferimento in particolare naturalmente ai termini che sono utilizzati nel libro. Adesso noi ci concentreremo in particolare in questo breve seminario sul termine equità. Accuratezza è la capacità del modello, come sapete bene,
diciamo, di minimizzare i falsi positivi e i falsi negativi. Sto molto sintetizzando perché sapete bene che c'è un concetto di precisione, c'è un concetto di rigore, c'è un concetto di specificità su cui ovviamente non mi soffermo. Qui la faccio vedere, diciamo, sempre nell'ambito dell'esempio Compass. Se noi non andiamo a vedere il colore della pelle o l'etnia, obiettivamente qui ci sono due diciamo, elementi che sono anomali, uno che è un falso positivo e uno che è un falso negativo, e tutti gli altri casi, diciamo così, la previsione è corretta. E se però invece che l'accuratezza, che è indeterminata dal punto di vista appunto dei soggetti a cui si applicano gli errori, io osservo l'equità, e come dicevo prima, mi accorgo che in realtà riguardo all'equità c'è un falso negativo che è il bianco, e un falso positivo che è invece il rosso, e quindi non è la stessa cosa essere considerati falsi positivi e falsi negativi, soprattutto rispetto ad una decisione così delicata e così importante nella vita dell'individuo, quale è appunto la concessione o la non concessione della libertà provvisoria, con conseguenze sociali che possono essere molto importanti. E appunto la denuncia di Pippo Pubblica sostanzialmente, permettetemi di non ripeterla per la seconda volta, sostanzialmente, diciamo, arriva alla conclusione che gli afroamericani sono discriminati proprio sulla base del fatto che andando a vedere i falsi negativi e i falsi positivi, questo si concentra, diciamo, l'osservazione di ProPublica, il modello che adotta ProPublica per l'equità, avvengono, diciamo, quelle distorsioni di cui vi ho già riferito. Quindi sostanzialmente, dopo pochi mesi della denuncia di ProPublica arriva NorthPoint, che è l'azienda che produceva, distribuiva e vendeva Compass, e quindi era interessato ovviamente a difendere Compass, che esce con un altro saggio scientifico molto ben fatto, in cui dice: guardate, ProPublica sbaglia, riuscite a sentire, ProPublica sbaglia, non devono essere adottate quelle misure di cui vi ha parlato ProPublica, ne devono essere applicate altre due. E se adesso vi faccio vedere come applicando i dati statistici sul fatto recidivo o non avere fatto recidiva, invece al contrario non vi è nessuna discriminazione. Non vi è nessuna discriminazione. E aveva ragione. Dopo poche settimane esce un articolo del Washington Post che dice dipende. Vediamo perché l'articolo del Washington Post dice dipende. Sostanzialmente, se noi rappresentiamo diciamo, i due indicatori di ProPublica in questa matrice che estende quella classica veri positivi, falsi negativi, veri negativi verso le misurazioni legate alla sensibilità, alla specificità e a queste altre due misurazioni proposte da ProPublica. Sostanzialmente ci accorgiamo che effettivamente la percentuale dei falsi positivi sul totale è una delle due misure, e l'altra è quella che trovate qui in fondo, e cioè la percentuale di falsi negativi sul totale. Ciò che prima dicevo, chiamavo in maniera sintetica appunto la probabilità di sbagliarsi, sia nell'attribuire rischio alto che nell'attribuire rischio basso. E vediamo, attualmente confermato, che rispetto ai due indicatori c'è sicuramente una simmetria tra bianchi, ed è sempre nella stessa direzione tra bianchi e afroamericani. E quindi, per concludere col punto di vista di ProPublica, sostanzialmente quello che ProPublica, diciamo, afferma, quello che osserva, quello che adotta, è il punto di vista del detenuto. Al detenuto dà molto fastidio che ci si sbagli nei suoi confronti, che quando fa domanda l'algoritmo predittivo di Compass si sbagli, e soprattutto nel caso che si sbagli a favore del detenuto, dà molto fastidio che si sbagli di più a favore del detenuto per i bianchi che non per gli afroamericani, e dà molto fastidio che si sbagli di più anche a sfavore del detenuto verso gli afroamericani rispetto ai bianchi. Quindi è ragionevole questo punto di vista. Però è soltanto uno dei tanti punti di vista, perché l'analisi di NorthPoint, come emerge da quest'altra matrice, diciamo così, in realtà si concentra non sugli errori, ma sulla capacità predittiva. Sulla capacità predittiva sia dei positivi che dei negativi, cioè la capacità predittiva
recidiva, dell'individuare effettivamente le persone detenute che commetteranno recidiva e i detenuti che non commetteranno recidiva. E quindi sostanzialmente è un punto di vista proprio opposto, no? Al limite potremmo definirlo positivista, l'altro invece era difensivo, era cautelarsi dagli errori. E quindi Northpointe dice, strizzando un pochino, secondo me, l'occhio al giudice, guarda che per te non è interessante evitare di sbagliare, è interessante indovinarci. E quindi, in questo senso, adesso mi rendo conto che sollevo questioni grandissime, ma insomma è un po' più verso in dubio pro reo, Northpointe rispetto, scusate, Pro Publica rispetto a Northpointe. E dice rispetto ai miei indicatori tutto funziona. Ora, quello che è accaduto in quegli anni, e io ho seguito tutta la. Ed è stata poi la spinta che mi ha portato a cominciare ad analizzare in maniera un po' più sistematica questo problema dei modelli predittivi, su cui io non ho una competenza specifica, ma ho cercato di formarmela perché volevo andare alla radice, volevo capire cosa significava, che avevano ragione tutte e due, cioè, volevo capire meglio. E quando io voglio capire meglio una questione, scrivo un libro, così in modo tale che la chiarisco a me stesso e cerco di chiarirla anche agli altri. E insomma, in quel periodo sono uscite tantissime definizioni di fairness, di accuratezza. Vedete che c'è questa esplosione quasi esponenziale in quegli anni, dal 2015 al 2017, 2000, poi anche 2018, poi si è un po' attenuata, però la sostanza è che mi sono messo determinato a capire qual era la differenza tra tutte queste definizioni. Sono stato aiutato da due o tre articoli molto ben fatti che ho trovato sulla letteratura e ho scritto diciamo così, questa tabella in cui ovviamente non commenterò nulla nell'ambito di questo intervento di mezz'ora e poi se ci fossero delle domande potremmo tornarci, e in cui ho isolato evidentemente quelli che sono i quattro criteri di Northpointe e di ProPublica nell'ambito di una tabella che, ripeto, e che però compare nel libro, per cui se siete interessati potete ovviamente spulciarla, e introduce un altro criterio di equità che è moltissimo oggetto di dibattito in tantissimi dibattiti sui giornali, alla televisione, al Parlamento, cioè la parità demografica. Cioè il fatto che quando si prende una decisione positiva, soprattutto vincita di un concorso stabilita sulla base di un algoritmo predittivo, sia rispettato un criterio di parità demografica, per cui se ci sono 50% uomini e 50% donne, devono vincere 50 e 50, e se non vincono 50 e 50 è una forma di iniquità. Come vedete, effettivamente, diciamo, questo problema dell'equità è un problema estremamente complicato. E appunto l'articolo del Washington Post si chiede chi ha ragione e sostanzialmente individuo quei due punti di vista di cui parlavo prima. Per gli studenti di machine learning, sperando di non eccedere troppo nella mezz'ora che mi sono imposto, volevo però entrare in un particolare tecnico, che anch'esso ha un risvolto poi sociale e filosofico, ed è il fatto che in realtà si vide che in quel periodo, e credo che la cosa sia continuata anche dopo, la percentuale di afroamericani che commetteva reati era molto superiore alla percentuale dei bianchi che commettevano reati, e quindi era superiore anche la percentuale di quelli che commettevano recidiva, e quindi era superiore la percentuale di quelli che venivano considerati nel modello predittivo COMPAS. E quindi sostanzialmente quello che veniva fuori, adesso mi affido veramente alla vostra visione, insomma, gli aspetti che rappresentano più con numeri ma con dei rettangolini, diciamo così. Come vedete, sulla base del fatto che gli afroamericani hanno appunto reiterato, diciamo, commettere reati di più dei bianchi, praticamente nelle varie foglie è prevalente per gli afroamericani la parte di quelli che appunto sono ad alto rischio. Mentre invece nel caso dei bianchi, come vedete, la situazione è un po' equilibrata, nel senso che nella prima delle due foglie associate ai bianchi vincono quelli a basso rischio, nella seconda vincono quelli ad alto rischio. E questo naturalmente poi dà luogo a quelle percentuali che qui sono stressate.
pesante, nel senso che qui addirittura la percentuale di falsi negativi è zero e di falsi positivi è uno nel caso degli afroamericani, mentre invece non l'ho calcolata, mi è più equilibrata nel caso dei bianchi. Quindi situazione estrema, diciamo così, non c'è nessun afroamericano che viene liberato pur essendo ad alto rischio, tutti quelli che sono falsi positivi vengono liberati. E ora però il problema è proprio questo. È giusto che le decisioni sul presente siano così pesantemente influenzate da quanto è accaduto nel passato? Non è scontato che sia giusto, però, come sapete sicuramente meglio di me, tutti gli algoritmi di machine learning si basano sul passato. Quindi c'è un problema proprio filosofico sul tema del machine learning. È veramente è giusto che tutte queste misure di equità, tutte queste iniquità siano influenzate dal fatto strutturale, intrinseco, che diciamo ci si basi sui casi del passato. Dopodiché, dedico gli ultimi 5-10 minuti a cercare di capire perché l'inequità e come e cosa si può fare per combattere l'inequità, per contrastare l'inequità, in realtà dico per mitigare l'inequità, che è evidente che non saremo noi 20 o 30 che riusciremo a risolvere i problemi del mondo, però possiamo tentare di capire cosa si può fare per mitigare l'inequità. E qui naturalmente dobbiamo ricordare che quando noi operiamo nel mondo, certamente operiamo nel mondo digitale, ma operiamo in almeno altri due mondi. Il mondo reale, quello assolutamente imperfetto, come purtroppo sta emergendo in queste ultime settimane dai drammatici fatti dell'Ucraina, è il mondo ideale, cioè il mondo delle cose che si potrebbero fare, il mondo delle iniziative che si potrebbero prendere, il mondo dell'innovazione, il mondo dell'impegno sociale. E naturalmente nel passare tra i vari mondi si determinano determinati bias. In particolare bias sociali nel passare dal mondo ideale al mondo reale e bias sicuramente tecnologici o statistici, come vengono chiamati in un bel libro di Barocas, tra mondo reale e mondo digitale. E il discorso che facevamo prima su doctor che viene tradotto in dottore e su nurse che viene tradotto in infermiera, possiamo considerarlo come un bias sociale, non sicuramente come un bias di Google Translate, perché per l'appunto si basa sul fatto che nel corpus linguistico sul web, diciamo, il genere neutro, l'attribuzione al genere maschile, al genere neutro, spesso è il foriero, evidentemente, poi di questo tipo di traduzione. Per quanto riguarda il mondo, i bias tecnologici, io non dedicherò per nulla tempo, però nel capitolo 9, se qualcuno è interessato, esamino un certo numero, nel capitolo 9, un certo numero appunto di motivi che portano poi appunto a questi bias tecnologici. Ma forse li conoscete meglio di me, e invece dedico gli ultimi minuti a come mitigare l'iniquità. Fatemi guardare che ora è, sono le 7. Sì, sono ancora all'interno della mezz'ora, quindi cercherò di mantenere la mia promessa. Come mitigare l'iniquità? Appunto, l'iniquità si mitigano in due modi: intervenendo sui bias sociali, ovvero intervenendo su bias tecnologici. Ora, io come informatico sono particolarmente, naturalmente, tentato, sono stato sempre tentato nella vita di vedere le tecnologie come un mezzo e non come un fine. Ho sempre cercato di vederle come un fine e non come un mezzo, ma nessuno di noi è perfetto. Gli informatici, gli studenti di scienza dei dati hanno questa inclinazione naturale, diciamo così, di vedere le cose solo dal punto di vista tecnologico. Però esiste un corso, anch'io ho contribuito a suo tempo a crearlo, in cui si considerano anche gli aspetti giuridici e sociali, diciamo così, nell'ambito del curriculum di studi degli studenti di scienza dei dati. Poi so che ci potrebbero essere studenti anche di altri corsi di laurea. E quindi sostanzialmente io mi concentrerò negli ultimi 3-4 minuti sulle regole sociali. Allora, quando io ho finito di scrivere il libro nello scorso, perlomeno ho finito il primo 95%, poi sapete che ci sono altri due o tre altri 95% per chiudere un libro, ma il primo 95%, il capitolo 10 non finiva mai. Non finiva mai perché mi venivano in mente tante regole sociali. Mentre sulle regole tecnologiche mi sono limitato a 10, e le regole sociali sono tante. E qui
le leggo soltanto, va bene? Salvo poi eventualmente tornarci, ma non so se avremo tanto tempo. Regolamentare per legge. Stabilire una soglia di iniquità al di sopra della quale le persone possono fare ricorso e il giudice, c'è un'autorità terza che decide se hanno torto o ragione, però entrando nel merito, non soltanto sugli aspetti formali. Perseguire l'equità non comparativa, ma questa è rivoluzionaria. L'equità, come abbiamo visto fino adesso, è comparativa, cioè allora devo fare in modo che sia i neri che i bianchi siano trattati lo stesso. Questa è comparativa, ma esiste un'equità non comparativa o assoluta, per cui io la casa nel concorso per l'assegnazione degli alloggi alle persone abbienti la devo dare a tutti, non la posso dare soltanto ad alcuni, perché sennò sono evidentemente non sono all'interno di un'equità soltanto comparativa, è un principio assolutamente rivoluzionario. Perseguire l'equità riparativa, questa è fondamentale. Cioè, certe volte succede che io, naturalmente, quando un manager dà delle valutazioni sugli uomini e le donne devono anche lavorare un sacco a casa, educare i figli e così via, quindi che ne so, arrivano stanchi, adesso sto un po' semplificando. Il manager non può un criterio assoluto, ah io non guardo in faccia a nessuno, in qualche modo deve tener conto delle condizioni diverse e questa è l'equità riparativa. Tener conto delle tensioni tra equità di gruppo e equità di individui. Se in un concorso per stabilire la parità demografica inverto la posizione tra un vincitore uomo e un vincitore donna, ho rispettato la parità demografica, ma certamente non ho rispettato l'equità tra individui. Perché se il concorso è stato condotto bene e quello era risultato terzo e la donna è risultata quarta, certamente io anticipando la vincita della donna rispetto all'uomo stabilisco l'equità di gruppo, avvicino l'equità di gruppo, ma certamente perdo sul versante dell'equità degli individui. Tener conto delle tensioni tra le diverse equità, nel caso di Compass dal punto di vista del giudice, e del detenuto è dimostrabile facilmente, teoricamente, che naturalmente non si possono garantire contemporaneamente tutte le equità, sicuramente non quella del detenuto e quella del giudice. E allora che facciamo? Questo è un bel problema, perché è chiaro che noi potremmo dire: vabbè, bisogna trovare un equilibrio, ma cosa significa trovare un equilibrio? Certe volte la vita e la storia è fatta di tensioni, non è che si possa risolvere tutto, scusatemi l'espressione, rozza a tra la luce e il vino. Obbligare i grandi players a essere trasparenti sui modelli che usano. Qui si apre tutta un'altra enorme prospettiva e siccome voglio assolutamente rispettare i 30 minuti che stanno scadendo in questo momento, io adesso mi disciplino assolutamente a non leggere le altre forme di regole sociali, a rendere trasparenti i modelli predittivi, eccetera, eccetera. Però se un pochino di curiosità ve l'ho suscitata, il mio interesse che ho scritto quel libro è che naturalmente ci siano dei lettori. Ho visto che rispetto ai precedenti volumi della mia enciclopedia, effettivamente il numero di lettori di questo terzo volume è significativamente più grande, me ne sono in accordo da tanti segnali. Quindi probabilmente significa che sto affrontando un problema che è sentito da tutti, mentre gli altri erano più tecnici. Con questo io Bene, dottor Di Girolamo. Sì, potete parlare liberamente voi, come si era detto, intervenendo, ponendo domande o facendo delle considerazioni su quanto appena abbiamo sentito. Professor De Peda, se vuole iniziare, io. Sì, sto chiamando Carlo Batini in modo che anche lui possa sentirmi. Pronto? Ecco Carlo, puoi ascoltarmi. Allora, il breve intervento che farò cioè, riguarda questo libro nel suo complesso, cioè come si può usare, come va usato, quali sono le sue caratteristiche proprio come contributo su questi temi. Allora, è un libro abbastanza unico nel panorama, almeno per quello che io conosco. E perché, questa è la prima considerazione, parla molto di intelligenza artificiale, lo fa a partire dal punto di vista dei dati digitali, che sono poi il tema complessivo del
dell'enciclopedia che Carlo sta scrivendo. Bene, Carlo, su questo tema scrive 160 pagine che parlano di intelligenza artificiale utilizzando il termine algoritmo solo 4 volte. E questa è davvero una cosa straordinaria, considerando l'uso eccessivo che viene fatto di questo termine nella pubblicistica più varia. Ecco, questo volevo dirlo perché per me è un grande titolo di merito di questo libro. Però questo libro è unico per ragioni molto più importanti, che riguardano la sua finalità, che poi la finalità complessiva dell'enciclopedia dei dati digitali. Questa finalità è quella di fornire una educazione di base, si propone di fornire un'educazione di base su molte caratteristiche della trasformazione digitale che sono complessivamente indicate con il termine di dati digitali, perché proprio i dati sono per l'autore il principale determinante di molte di queste caratteristiche. E la cosa più importante, e questa davvero fa del libro di Carlo un libro unico, sta che nell'intento di fornire un'educazione di base, Carlo si rifà esplicitamente alla esperienza di educazione linguistica che Tullio De Mauro e Don Milani hanno considerato come il più importante fattore di emancipazione per le classi sociali povere del dopoguerra, povere economicamente, ma anche povere di potere, socialmente svantaggiate. Ecco, in questo terzo volume dell'enciclopedia, molto più che nei precedenti, considerare l'educazione e la formazione sui dati digitali un elemento di emancipazione e di riequilibrio di potere a servizio di chi subisce le conseguenze potenzialmente negative oltre che positive della trasformazione digitale è molto evidente. E questo perché il tema stesso indagato dal libro, quello dell'equità, come Carlo appena, anche se molto rapidamente, indicato, è un termine che necessariamente incorpora considerazioni di natura sociale. E infatti nel capitolo 10, qui Carlo purtroppo ha dedicato solo pochi minuti della sua esposizione, è lo scopo del libro, il capitolo 10, almeno dal mio punto di vista, il punto di arrivo di tutta l'argomentazione, quella in cui appaiono accanto alle regole tecniche, appunto di mitigazione tecnica delle iniquità, le regole per la mitigazione sociale, dove si confrontano concetti come l'equità comparativa, l'equità assoluta, l'equità riparativa, e ci si chiede come è possibile perseguirle. Sono concetti di natura politica, sociale, filosofica, che come tali vengono dati anche con l'avvertenza che Carlo ha fatto di non essere uno specialista di queste discipline. Ecco, per questo motivo io penso che è possibile definire il terzo libro dell'enciclopedia dei dati che Carlo ha scritto un libro politico, che usa la straordinaria capacità dell'autore di divulgare, di trasferire concetti informatici anche molto complessi come gli alberi di decisione, le foreste di alberi, la qualità dei dati di addestramento e di test, con una usare cioè questa capacità di divulgazione, di trasferimento di conoscenza con una finalità genuinamente politica, e uso qui il termine politico con un'accezione positiva, non spregiativo come usualmente viene fatto nel linguaggio corrente. Una formazione che è quindi destinata a tutti, non solo agli esperti, non solo agli studenti dell'università, che magari sono quelli che oggi ascoltano questo seminario, quindi non solo a chi già conosce, è una nuova forma di alfabetizzazione informatica, però un'alfabetizzazione informatica molto diversa da quello generalmente proposta, che insegna a usare i dispositivi digitali, a interagire
con essi, a proteggersi dai malfunzionamenti, no? Il problema della sicurezza, o dalle conseguenze negative del loro uso, come ad esempio tutta la formazione che riguarda le conseguenze negative dell'uso dei social per i più giovani. Insomma, non un'alfabetizzazione rivolta a creare, potremmo dire, delle protesi umane dei sistemi digitali, invece un'alfabetizzazione che cerca di rendere consapevole dei meccanismi interni dei dispositivi digitali, ma consapevoli criticamente, cioè in grado di riconoscere il collegamento tra le caratteristiche dei dispositivi e le conseguenze potenzialmente negative del loro utilizzo. E l'intenzione di creare questa consapevolezza senza arretrare di fronte alla complessità ineliminabile di alcuni concetti è, secondo me, la grande qualità di questo terzo volume, che serve anche a illuminare, a spiegare, a illuminare criticamente anche qui due affermazioni che sono generalmente accettate soprattutto in relazione all'uso vero o presunto di sistemi di intelligenza artificiale. La prima affermazione che va così illuminata criticamente è quella che sia sufficiente distinguere tra finalità buone e finalità cattive della straordinaria potenza di questi strumenti. Carlo ci spiega che non basta lo scopo dichiarato, la finalità, occorre comprendere la modalità con cui è stato progettato e realizzato. Ci possono essere finalità positive e condivisibili, per esempio la sicurezza delle comunità, perseguite con strumenti come il riconoscimento facciale, che possono generare gravi lesioni dell'equità e in quanto tali così sono classificate a rischio molto alto anche in alcune normative europee di recente pubblicazione. Ed è quindi necessario il bilanciamento sociale di rischi ed opportunità. Non è necessario, non è sufficiente che un'applicazione sia socialmente utile per rendere accettabile la sua realizzazione. Ma come si fa questo bilanciamento? Qui Carlo, in un passaggio del suo libro e della sua presentazione, ha anche detto qui questo è il punto difficile. E questa è la seconda implicazione delle regole di mitigazione sociale, che in realtà è anche uno sviluppo della prima, cioè che è sufficiente, si dice, si pensa, concordare prima della realizzazione finalità e caratteristiche tecniche, anzi, di ciò che ci si propone di realizzare, magari utilizzando una delle tante liste di principi etici dell'intelligenza artificiale che vengono prodotte in così gran numero nei progetti, in molti progetti europei. Il libro ci fa capire, ci segnala che anche questo non basta, come indica ad esempio la tecnica di mitigazione 15. La partecipazione degli utenti finali dei sistemi che si vogliono realizzare, che è cruciale e determinante, non deve essere limitata solo alla fase iniziale di definizione dei requisiti, ma deve accompagnare e interagire con tutte le fasi del progetto. Il libro crea le condizioni necessarie perché questo possa avvenire, ma non è sufficiente. Ciò che ancora manca nelle pratiche effettive di progettazione e realizzazione è una redistribuzione di potere tra chi progetta e realizza e chi sarà destinato a interagire con i sistemi realizzati. Distribuzione di potere che faccia sì che progettazione e realizzazione siano processi contendibili, processi dove la tensione tra punti di vista diversi, di cui Carlo ha parlato nella sua presentazione, si traduca in una effettiva negoziazione tra pari, dove quindi la fairness by design non si limiti
a una spunta di elenco di principi etici, ma sia un processo negoziale. Ecco, volevo mettere in evidenza questo anche perché questo potrebbe essere, come dire, uno degli sviluppi delle future edizioni del terzo libro, aspettando naturalmente poi il quarto, il quinto e gli altri. Bene, se magari, non so Carlo, se vuoi rispondere a De Pietro oppure vuoi che parli io, come preferisci. De Pietro ha bisogno, non sento quello che sta dicendo Carlo, forse conviene chiudere il telefono e lo chiamo io. Carlo ha appena detto che preferisce che parli tu, ha risposto a me al mio telefono, è ancora collegato al mio. Che... Benissimo, adesso lo sto chiamando quindi. Iliad. Allora, ecco, nel frattempo che lo sto chiamando, eccoci. Tutto? Eccoti Carlo. Preferisco che parli tu. Benissimo. Benissimo. Allora, innanzitutto una cosa interessante del libro è proprio l'oggetto stesso, perché non è un libro di testo come quelli che abbiamo letto in università o dei saggi. La forma è una forma particolare, un dialogo immaginario tra un discente e un docente, che poi è il cuore della didattica e dell'insegnamento. E leggendo questo testo, ogni tanto mi è ricordato, non solo per il contenuto, anche per il contenuto, ma soprattutto per la forma, a un trattato filosofico, perché lo stesso modo con cui Platone scriveva i suoi dialoghi, scriveva il Parmenide, lo straniero di Elea, con cui si incontrava per discutere di filosofia, è esattamente lo stesso espediente linguistico che usa Caro per presentare questo testo. E questa cosa mi ha fatto riflettere, soprattutto perché Platone, qualche migliaio di anni fa, aveva intuito nel mito della caverna, no? Vi ricordate? Le persone che nascoste non conoscono la verità, guardano la verità deformata dalla luce di un fuoco che proietta le ombre sulla luce. E poi queste persone escono e non riconoscono più la verità. E il mito della caverna ad oggi si chiama in maniera diversa, si chiama la bolla dei social network, si chiama l'autoreferenzialità delle reti sociali, causate anche dagli algoritmi di intelligenza artificiale. Questo è un aspetto, secondo me, incredibile di come il pensiero è espresso in questo libro e anche in libri decisamente più vecchi e poi alla fine coincidono. E questo mi porta anche a una cosa che ha detto Carlo in questo incontro. Ha detto: sono un ingegnere, non posso parlare di etica. E qui il dubbio mi viene perché, insomma, è vero che forse noi informatici, ingegneri informatici, non abbiamo studiato etica, però è anche vero che Ludovico Geymonat, quando fa le sue introduzioni alla storia del pensiero filosofico e scientifico, un volume nella cui prima edizione è voluto fortemente da Gian Giacomo Feltrinelli, proprio perché Feltrinelli aveva capito che oltre agli ideali sociali, politici, che aveva, bisognava dare anche la cultura scientifica e tecnico. E Geymonat evidenziava questa differenza tra questi due mondi, il mondo, come dire, dei giuristi, il mondo della tecnica, che si deformavano, si allontanavano. E qui in questo momento noi rivediamo questa esigenza. Spesso Carlo ha detto: ma io non sono esperto di queste cose. Però noi, e Carlo prima di tutti, conosce il mondo della tecnologia. E la domanda che viene fuori è: qual è il ruolo che noi come docenti informatici dobbiamo avere nel pensare, nel rivedere i nostri percorsi affinché anche le competenze informatiche insieme con le competenze giuridiche, etico-sociali, insieme costituiscano un unicum percorso formativo, non una separazione, come adesso da una vecchissima riforma di Gentile. E un altro aspetto del testo che spesso ho trovato, e questa è una costante dei libri di Carlo che ho letto, delle frasi, anche dei semplici accenni, in realtà ne parla molto di più nel libro, ma qui nella slide è soltanto un minuto, su un aspetto che fa riflettere molto, sul ruolo di questi algoritmi di intelligenza artificiale, che predicendo il futuro soltanto guardando al passato, rischiano di avere un impatto fortemente restrittivo, limitativo, perché pensate semplicemente
a quello che è successo negli ultimi 2 anni e mezzo. Io ho lavorato in un progetto per fare un modello predittivo per predire lo score, il credito, il rischio di credito guardando le transazioni bancarie. E peccato che negli ultimi 2 anni le transazioni bancarie sono completamente diverse rispetto a quello che erano 2 anni fa. E un modello addestrato sul passato non riesce a capire che c'è il Covid di mezzo, che quindi il flusso economico sono cambiati, le transazioni sono diverse. E questo nel testo viene evidenziato. E questo è un aspetto importante perché deve far riflettere sul ruolo anche di non affidarsi troppo a questi strumenti come strumenti di innovazione, perché a volte, e l'esempio che ha fatto vedere Carlo, sono molto più restrittivi, dare meno fiducia, perché dal punto di vista del giudice è meglio mettere una persona dentro in più che liberare uno che magari potrebbe avere un tasso di recidiva più alto. E nel testo queste cose, si emerge anche nel testo questo aspetto, l'ho anche detto nella presentazione, il problema tecnologico si può risolvere a parole, poi per esempio una delle tecniche di mitigazione tecnologica sono riprese anche dalla normativa europea che si sta approvando sulla trustworthiness AI, solo che lì la norma dice, vorrebbe dire, i dati con cui si alimentano gli algoritmi devono essere di buona qualità. E Carlo sa benissimo che vuol dire tutto e niente, ma metterlo in una legge diventa una cosa molto complicata. Mentre invece il problema più grosso è la parte sociale, le mitigazioni sociali, e qui ancora per poter fare queste mitigazioni probabilmente bisogna avere quell'insieme di conoscenze, di competenze, e ripeto, secondo me manca, non riusciamo a fare, non so neanche se il compito dell'università deve essere un compito delle scuole superiori o forse fin da prima di evitare una separazione netta tra un sapere tecnico e un sapere scientifico, che nel libro di Carlo vengono mischiati insieme in una modalità originale, proprio come si diceva prima, con lo stesso idea che aveva avuto Petrinelli, Geymonat, De Mauro, di rendere unico il sapere, perché alla fine poi entrambi si applicano su di noi. E quindi queste secondo me sono le riflessioni che, guardando questo testo, che comunque invito a leggere e a riguardare, come dire, non leggere ovviamente come un romanzo, come un saggio, ma affrontare volta per volta i capitoli e soffermarsi anche sulla quotidianità che c'è, che abbiamo presente. Anche oggi pensate al dibattito sui sistemi a guida autonoma che vengono utilizzati dai droni in queste tragiche giornate, o tutti i problemi e gli impatti che possono avere. E invece una cosa che volevo chiedere a Carlo invece è il quinto capitolo del tuo libro, cioè il quinto volume del tuo libro, di cosa parla? Quale sarà la tua prossima sfida? Grazie. Forte e chiaro, non so se mi sentono anche gli altri. Penso di sì. Innanzitutto stiamo parlando del quarto volume, perché questi sono questi. Sì, sono molto incerto tra due possibilità. La prima è piuttosto tradizionale, è la qualità dei dati. Siccome mi sono occupato di qualità dei dati per 10 anni, dicevo, vabbè, scriviamo un libro sulla qualità. La seconda è su un tema un po' ostico, è quello delle astrazioni, che però mi sembra anche questo fondamentale nella società dei big data, in cui noi siamo bombardati, è un information overload, sappiamo tutte le problematiche, riuscire a dare degli strumenti per inquadrare quelli che sono gli aspetti fondamentali, eliminando i dettagli inutili, i dettagli irrilevanti, che è un'altra sfida fondamentale dell'uomo moderno, no? Perché ci troviamo, la parola complessità è una parola ormai, diciamo, che si mangia a colazione, a pranzo e a cena. Detto questo, lasciatemi dire che io vedo questa enciclopedia, sto incrociando moltissimo le dita in questo momento, come una specie di assicurazione, nel senso che fino a che ho dei libri da scrivere, è evidente che, insomma, spero di avere la forza di farlo, insomma, no? È come lo sketch sulla telefonata che salva la vita, insomma, cioè, questo continua a scrivere libri, cioè, quindi dobbiamo garantirgli un minimo di possibilità, insomma, no? Questo è soltanto uno scherzo. Detto questo, tutto quello che avete detto vi ringrazio. Mi viene in mente che, siccome io credo che
credo fondamentalmente nel fatto che la vita sia fatta di tensioni, no? Non si possa raggiungere. Cioè, è chiaro che spero che questo libro effettivamente abbia tanti lettori, questo lo spero tantissimo. Ma che poi questi lettori prendano posizione, capito? A favore, contro, questa cosa mi piace, questa... soltanto in questo modo si crea quella dialettica che è l'antidoto al piattume, insomma, ecco questo. Quindi ringrazio ancora una volta Di Girolamo per aver avuto questa idea di organizzare questo incontro. Io ringrazio il professore, non mi sentirà perché dubito che attraverso l'audio di Maurino riesca a sentirmi, poi magari dopo dirò le stesse cose. Volevo intervenire per fare due considerazioni. Innanzitutto che l'enciclopedia, perché di questo si tratta, può essere letta, può essere consultata come si consultano le enciclopedie, e ha un valore proprio perché si rivolge come un'enciclopedia a un pubblico generale. Quindi anche se il professor Battini si riferiva agli studenti di informatica, in realtà, come diceva Maurino prima, lo stile e diciamo la capacità di espositiva fanno sì che un libro apparentemente tecnico e complesso possa essere compreso o comunque consultato anche da persone non addette ai lavori. Detto questo, l'altra considerazione che facevo è che dall'esterno, se uno non avesse conosciuto le persone che sono intervenute, avrebbe potuto pensare che non fosse un dialogo fra, diciamo, addetti ai lavori, nel senso fra ingegneri informatici o comunque persone con una specializzazione di tipo tecnico scientifico, perché i temi che sono stati trattati e come sono stati trattati hanno un'ampiezza molto maggiore. L'altro elemento, secondo me, da sottolineare è che si tratta di un'enciclopedia completamente ad accesso aperto. Quindi questo è una caratteristica che di per sé la distingue da altri tipi di iniziative, e poi gli argomenti trattati all'interno sono tantissimi, si potrebbe anche parlare dei linked open data, del web semantico, di tutto quello che appunto la qualità del dato può determinare nella qualità della comprensione, della conoscenza da parte delle persone che utilizzano il web, utilizzano i sistemi. Stiamo proprio in queste ore vedendo come le notizie, a seconda della fonte, assumano dei significati antitetici. Ecco, forse anche in questo caso la tecnologia potrebbe aiutare anche l'uomo a distinguere la notizia vera dalla notizia falsa, nel momento in cui venisse sempre di più utilizzato una tecnologia in grado di riconoscere la fonte del dato e la qualità del dato che viene veicolato. Non so se ci fossero delle domande fra le persone che sono collegate, penso le possano scrivere in chat, io non vedo al momento niente, però penso che sarebbe possibile. In alternativa ringrazio tutti i presenti, diciamo i relatori e coloro che hanno partecipato, dicendo loro che abbiamo registrato questo intervento e che poi, adesso non ho ben chiaro come perché non è su YouTube, però insomma lo metteremo a disposizione attraverso il sito della biblioteca, e dal medesimo sito della biblioteca si può accedere direttamente al link che consente di scaricare e di leggere l'enciclopedia, di tutti i volumi finora pubblicati dell'enciclopedia. Se non ci sono domande, vedo delle manine che applaudono sulla sinistra, però non so da dove arrivino, però immagino che siano i commenti di coloro che sono collegati. A questo punto interrompo la registrazione, saluto tutti e auguro buona serata e buon weekend.
Grazie, grazie. Buona serata a tutti. Buonasera.